Giorgio Mario, faccio parte dei movimenti civici di Sicilia. Sono qui con Liboria ad ascoltare, ad essere proprio partecipi di questo momento che vede il web trasferito nella realtà, e questa è una cosa che mi riempie di gioia, proprio perché dalle comunità virtuali a costituire un gruppo di cittadinanza attiva vuol dire che le coscienze, alcune coscienze che sono dietro gli schermi, ancora credono in dei valori che si vogliono mettere in gioco in prima persona, e complimenti ancora per questo. A Palermo sono nati anche dei gruppi sul web, si comunica quasi tutto, ed è uno strumento veramente miracoloso. Io sono qui per questo, perché ho visto anche l'evento su Facebook. Io sto utilizzando questo strumento per un orto urbano, io mi occupo anche di agricoltura, la cosa è un pochino più difficile perché portare le persone a zappare, insomma, è più faticoso, però ci sto tentando perché ci credo. Volevo spendere due parole a proposito dei rifiuti. Non risolveremo il problema stasera, ovviamente, dei rifiuti di vita e morte, però mi sento di dire, date le punzecchiature e quasi le investiture che si sarebbero potute fare stasera per voi come classe dirigente in una nuova, nelle elezioni che avrete prossime, vi dico che non bisogna avere veti o porsi dei limiti, perché ha detto bene una persona: se si viene chiamati a fare delle cose responsabilmente per il bene comune, bisogna mettersi in gioco, ed è un atto di grande responsabilità. Per quanto riguarda i rifiuti, conosco Paul Comet, sono dentro Rifiuti Zero, e volevo dire che i movimenti civici Sicilia ovviamente intendono interagire con voi come gruppo, a prescindere se siete costituiti o meno. Non osta nessuno scambio di informazioni, scambio di lavori che avrei potuto fare io e possono essere utili a voi, quindi instaurare delle sinergie sempre per il territorio, che bisogna studiare prima di parlare di raccolta differenziata i segmenti successivi alla raccolta differenziata, perché se io raccolgo la plastica e poi non ho dove metterla, come stoccarla, come creare un indotto che ruota attorno a questo, è ovvio che va a finire come Palermo, che le persone fanno una differenziata e poi a Bellolampo viene rimescolata. Questo è una schizofrenia che non ci possiamo più permettere, sì, chiudo. È una schizofrenia che costa fatica, informazione, soldi, quindi stiamo ben attenti a creare quei segmenti successivi che ritornano al territorio come economie, perché devono essere gestite con posti di lavoro. In questo c'è Castelbuono, non so se avete contatti anche con il sindaco di Castelbuono, che ha fatto un lavoro meraviglioso nel territorio. Io chiudo quindi con un pensiero di stima e di forza nell'andare avanti, perché proprio da una cittadinanza attiva può venire una buona politica. Grazie.